Venticinquesima settimana, tempo ordinario, anno pari, lunedì. La luce deve risplendere, bisogna fare il bene. Così anche il libro dei Proverbi viene ripetuto: figlio mio, non negare un bene a chi ne ha il diritto. Se tu hai possibilità di farlo, questo bene, non dire te lo darò domani. La carità, oggi chiamiamo così questo fare il bene, vivere l'amore, l'amore verso il prossimo, la carità, l'attenzione all'altro. Non dobbiamo rimandare nel tempo il fare il bene. Giustamente è stato detto per altri motivi, il tempo è denaro, il tempo vale l'eternità. Il bene supremo, la vita in Dio. Così non bisogna fare il male, non tramare il male, non invidiare il violento. Dio benedice la dimora, il cuore del giusto. Dio agli umili concede la sua benevolenza. Risplenda la vostra luce, si dice Gesù, davanti agli uomini. Fate il bene, sia manifesta la vostra carità, la vostra bontà. Gesù è la luce del mondo. Gesù disse quella volta alla folla: nessuno accende una lampada per coprirla con un vaso o metterla sotto un letto, ma la pone sopra il candelabro, perché tutti quelli che entrano nella casa vedano la luce. Risplenda la vostra luce davanti agli uomini. Tutto sarà palese. Sia la luce come anche la mancanza della luce, il male. Perché davanti a Dio che è verità, amore, luce infinita, le nostre tenebre devono scomparire. Qual è il momento in cui in noi si accende questa luce? Se non quello in cui accogliamo la parola di Dio. Gesù, luce del mondo, luce che infiamma con la sua parola, con la sua presenza, con il suo spirito, lo spirito del Padre e del Figlio, il nostro cuore. E noi diventiamo luce, diventiamo amore. Maria ha la luce dentro di sé. Lei è la lampada sempre accesa dell'amore di Dio, di Gesù presente nell'Arca Santa, nella sua anima e nel suo corpo. Lei è il candelabro sempre luminoso nella Chiesa e sarà sempre più luminoso. Lei, nel disegno di Dio, accende i cuori e ci rende santi e forma i santi. Beati chi si affida a lei ed entra così nel cielo, nella luce che è Dio. Maria, luce della Chiesa, luce che porta Gesù.